C'è stata una conferenza dei servizi che praticamente riguarda la presenza di enti come Comune, Provincia, ASUR, ARPAM e tutti quelli che sono i soggetti interessati, discutere dal punto di vista tecnico il progetto presentato dall'industria Giorgini SRL di Montecosaro. La decisione finale è del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale deve esprimere una valutazione di natura politica nel dire se vuole in quella sede, in quell'insediamento, un'industria chimica o vuole una soluzione diversa. Noi finora ci siamo espressi a sostegno di soluzioni diverse perché abbiamo la possibilità di dare un volto diverso a questa realtà della valle. Ma noi molto semplicemente abbiamo provato a fare un sogno ad occhi aperti, e cioè a vedere la zona di San Claudio, tutta quell'area che si estende attorno alla pieve di San Claudio, come se fosse, diciamo così, una badia di Fiastra dei prossimi anni. Anche la badia di Fiastra, prima della realizzazione, prima del trasferimento della strada, magari non lasciava pensare a ciò che sarebbe poi diventata. Oggi tutti sanno che è un centro importante di tempo libero, di svago, di cultura. Pensate solo a Erbaria. Pensate quanto sarebbe bello questo territorio di San Claudio se avesse un polo di sviluppo delle attività compatibili con l'agricoltura, con la natura, con l'ambiente, con la storia. È possibile farlo.